Madhusudan Naidu afferma che Satya Sai Baba, che ha lasciato il suo corpo all'età di 85 anni, rimarrà in un corpo sottile per 11 anni in più, dal 2011 al 2022, al fine di adempiere alla profezia di Swami che avrebbe vissuto fino a 95 o 96 anni. Secondo la tradizione indiana, nella quale il giorno di nascita è già considerata come primo anno di compleanno, Swami avrebbe avuto 85 anni quando ha lasciato il suo corpo. Secondo il calendario occidentale, nel quale dopo un anno dalla nascita viene considerato il primo compleanno, Swami avrebbe avuto 84 anni al tempo della sua dipartita. In ogni caso, questo sembra contraddire la profezia di Swami. Tuttavia, Satya Sai Baba calcolò la sua età sul calendario lunare tradizionale che fu usato al momento della sua nascita nel 1926 e che ha mesi e anni più brevi del calendario solare. Solo nel 1957 tutti i calendari lunari furono standardizzati per corrispondere al calendario solare. Eppure Swami continuò a usare il calendario lunare. Le prime fonti del sistema del calendario indù sono risalenti al 1000 a.C. circa. Questo ha diviso un anno solare di 360 giorni in 12 mesi lunari di 27 giorni, secondo la Taittiriya Samhita, oppure 28 secondo l'Atharvaveda, cioè il quarto Veda. Swami ha vissuto nel suo corpo per 30.834 giorni. Poiché ci sono 27 giorni in un mese lunare e 324 giorni in un anno lunare, Swami, quando ha lasciato il suo corpo, aveva poco più di 95 anni lunari. Poiché il primo compleanno è considerato il giorno in cui nasciamo, possiamo aggiungere un altro anno e questo è il risultato. Quindi Swami visse per poco più di 96 anni secondo il calendario lunare. La sua profezia quindi si è avverata e non c'è bisogno che egli assuma un corpo sottile per vivere fino a 96 anni come sostiene Madhusudan. In pratica Swami ha celebrato il suo compleanno con il calendario lunare. Per esempio, il 29 novembre 2004 una grande torta decorata era stata portata nella veranda del Mandir. E la dottoressa Sara Pavanna aveva riferito che oggi è il compleanno di Swami. Swami festeggia il suo compleanno con il calendario lunare dei devoti in tutto il mondo. Quindi la festa di compleanno è sempre nello stesso giorno. In un discorso tenuto il 20 ottobre 2015, Madhusudan ha tentato di affermare che Swami aveva solo detto che sarebbe rimasto a Puttaparthi fino a quando era nel corpo. Qualunque cosa abbia detto, le persone non sono in grado di credere. Anche Svarama è stata molto sbrigativa ed è venuta a dirmi: Satya, non so quanto sei grande, ma sei mio figlio e ci sono molte persone che vengono e ti invitano in questi posti esterni. Ho detto a Svarama: finché questo corpo è lì, non lascerò Puttaparthi e non me ne andrò. Ma questa affermazione è stata completamente contraddetta il 20 ottobre 2002 da Swami, da ciò che effettivamente aveva detto. Egli non ha mai detto finché questo corpo sarà a Puttaparthi non lo lascerò e non andrò. Secondo Shri Satya Sai Baba, ciò che ha effettivamente detto è la frase seguente. Quella notte la madre Svarama venne da me con le lacrime agli occhi e disse: Swami, la gente vuole portarti qui e là per i suoi scopi egoistici. Se lasci Puttaparthi, perderò la mia vita. Rimani a Puttaparthi per sempre. Le ho dato la mia parola che non avrei mai lasciato Puttaparthi. È per questo motivo che ho costruito molti edifici nell'ashram per il conforto e la comodità dei devoti. Uno studente nel marzo 2015 ha chiesto a Madhusudan Naidu: ma perché solo tu, Madhu, puoi parlare con Swami? E Madhusudan ha risposto:
Tutti voi fate sempre il vostro lavoro e il lavoro di Swami solo a volte. Invece Madhusudan sta facendo sempre il lavoro di Swami e solo a volte fa il suo lavoro. Madhusudan quindi dice ai suoi sostenitori che dirà loro cosa devono fare e che cosa dovranno seguire. E ha detto loro: avete un buon comandante in me, ma dovete anche essere dei buoni soldati. Come maestro vi dirò cosa fare, ma come devoto dovete seguire correttamente. Mentre Madhusudan dice anche ai suoi seguaci di ascoltare la loro coscienza, continua a sostenere di essere un intermediario tra Satya Sai Baba e i suoi devoti, dando istruzioni, facendo discorsi, concedendo interview, diventando così il mezzo principale per i suoi seguaci per comunicare con Satya Sai Baba. Egli afferma che è molto difficile per le altre persone raggiungere lo stato in cui possono vedere il corpo sottile. È molto difficile per le persone comprendere e sperimentare questo. Solo chi ha un grande amore per Swami e una grande umiltà ha l'opportunità di sperimentare queste cose. Domanda: per favore, puoi farmi vedere il tuo corpo sottile? Quando posso vederti? La risposta di Madhusudan: vedere me con gli occhi fisici non è possibile. Dovrete vedermi con gli occhi interiori. Ora mi vedete attraverso gli occhi della saggezza, ma per aprire l'occhio della saggezza dovete fare molti sforzi. Non è più la scuola elementare, quando dovete semplicemente disegnare i miei disegni. Quei giorni sono finiti. Ora dovete sforzarvi. Qual è lo sforzo? Dovete rimuovere ogni traccia di egoismo. Quindi, o siete altruisti e generosi o non lo siete. Discorso di Madhusudan in Giappone, 15 marzo 2015. Sentiamo cosa dice Baba a questo proposito, 29 aprile 2009. Puoi realizzare il sé solo quando abbandoni l'egoismo. Qualunque cosa possa accaderti, non diventare mai egoista. Quando ti comporterai in questo modo, realizzerai la tua divinità. Quindi, secondo Madhusudan, dobbiamo prima diventare autorealizzati per vedere il corpo sottile. Tuttavia, Sai Baba ha detto che chiunque pensi a lui e ha una fede incrollabile in lui, sarà in grado facilmente di vederlo e parlargli. Il tempo è Dio e Dio è tempo. Quindi, ogni volta che voi trovate il tempo, pensate a Swami. Sicuramente comparirò. Non solo, parlerò anche con voi. Sto ricevendo diverse lettere che dicono che Swami è apparso davanti a loro e ha parlato con loro. Potete anche fare questa sadhana. Sviluppate una tale fede incrollabile in Swami, avrete sicuramente successo nella vostra sadhana. Dovete solo contemplare nella vostra mente per un periodo di 11 secondi la verità e sarete in grado di avere il darshan di Dio. 28 luglio 2007. Coloro che sono impegnati nella sadhana e desiderano avere il darshan, lo sparshan e il sambhashan, visione, tocco e conversazione con Dio, devono seguire il mio consiglio in questo senso. Sarete così sicuri di avere il darshan e persino parlare con lui. Uno degli studenti di Swami, Anil Kumar, non il professor Anil Kumar, ex traduttore di Swami, era in grado di avere il darshan di Swami interiormente praticando gli insegnamenti di Swami. Swami una volta gli disse in una interview: immagina il tuo divino e riversa i tuoi sentimenti su di lui, essi lo raggiungeranno. Anil prese questo a cuore e diventò quindi la sua pratica spirituale.
Aravinda Bala Subramania racconta l'esperienza di Anil. Uno di quei giorni Swami uscì per visionare una costruzione mentre si cantavano i bhajan. Anil Kumar stava cantando i bhajan visualizzando Baba ed era ormai diventata la sua pratica regolare. Immaginò Swami che stava in piedi di fronte a lui e che dondolava dolcemente sulle note dei bhajan. Lentamente lacrime di gioia cominciarono a formarsi e a gocciolare giù per le sue guance. Era perso nella bellezza del darshan e riusciva a comprendere il significato di ciò che Swami gli aveva detto pochi giorni prima. Sebbene Swami in quel momento non fosse nel mandir, non gli mancò, ebbe una bellissima esperienza continua. Dopo alcuni bhajan, improvvisamente sentì tutto un silenzio intorno e la sua bellissima meditazione sembrava essere disturbata, come se qualcuno di fianco a lui lo picchiettasse dolcemente per chiamarlo. Lasciò quindi svanire la bella immagine di Swami ondeggiante di fronte a lui, aprì gli occhi per comprendere qual era la fonte del disturbo. Mentre aprì gli occhi, fu felice di vedere l'immagine mentale di Swami, invece di scomparire, venne rinforzata perché Swami si trovava proprio lì davanti a lui e stava oscillando dolcemente, esattamente come lo aveva immaginato, come l'aveva visto durante la sua meditazione. Il volto di Swami era incandescente di gioia e aveva un sorriso gentile sulle sue labbra. Mentre Anil Kumar, questo studente, osservava con nostalgia la forma che era l'oggetto della sua adorazione e del suo amore, Swami si avvicinò a lui, gli sorrise e gli disse: «Vedi, Swami è dentro di te e fuori di te. Sono uno». Coloro che sostengono Madhusudan Naidu ci dicono che solo lui e pochi eletti sentono il corpo sottile di Baba e con Madhusudan sono speciali per la loro capacità di comunicare con Swami. Tuttavia, Sai Baba ci ha sempre detto che tutto ciò che qualcuno deve fare per ascoltare la sua voce è di ascoltare la propria coscienza, la voce del divino interiore. Vi consiglio di seguire il maestro. Per maestro intendo la coscienza dentro di voi, la voce di Dio. 22 novembre 1978. Il corpo è il tempio di Dio. In ogni corpo Dio vi è installato, sia che il proprietario del corpo lo riconosca o meno. È Dio che vi ispira ai buoni atti, che vi mette in guardia dal male. Ascoltate quella voce, obbedite a quella voce e non arrivereste a fare mai nessun danno. 27 febbraio 1961. Dovete sforzarvi di sradicare le cattive tendenze in voi. Quando la vostra coscienza vi dice che qualcosa non va, dovreste astenervi dal farlo. Voi tradite la vostra vera umanità quando non riuscite ad agire secondo i dettami della vostra coscienza. 11 marzo 1994. Come si determina ciò che è male? Consultando la vostra coscienza. Ogni volta che agite contro i dettami della vostra coscienza, seguono cattivi risultati. La coscienza è la forma del divino dentro tutti voi. Qualunque cosa voi facciate, la coscienza vi dice se quella cosa è giusta o sbagliata. Tuttavia, per accertare la direttiva della coscienza, dovete aspettare un po' di tempo. Non dovreste avere fretta. Quando volete dire qualcosa, dovete prima considerare se ciò che state per dire è appropriato o meno.
e poi parlare. Quando volete ascoltare qualcosa, dovete esaminare se quella cosa è buona o cattiva e poi decidete cosa è giusto. 18 gennaio 1996. In conversazioni con Bhagavan Sri Satyasaibaba leggiamo, un devoto chiede: come posso dire cosa è giusto pensare? Baba: prega per la risposta. Poi fai un'indagine in modo impersonale e in mezz'ora otterrai la risposta. Se sai cosa è giusto, non chiedere, fallo. Questa è fiducia, potere di Dio. Metti da parte tutte le relazioni. Il lavoro è giusto indipendentemente da chi è coinvolto? La discriminazione è guardare alla coscienza. Islop chiede: nella scelta di un percorso da seguire, non si dovrebbe decidere tra le varie idee mediante l'uso della logica? Baba: no. Non dalle idee, ma attraverso la coscienza, attraverso la fiducia in se stessi. Non seguite nessun altro, seguite solo voi stessi. Seguire un altro sarebbe come diventare schiavi. Tu chi sei? Non sei il corpo, non sei la mente e nemmeno l'atma. Perché I am atma? Sono due parole, I, io e Atma, anima. Neti, 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 né questo, né quello. Questa è la via dei Veda. Swami è nel tuo cuore. Pensa a lui lì. Il corpo è come una bolla d'acqua, la mente è come una scimmia pazza. Quindi non devi seguire il corpo, non devi seguire la mente, segui solo la coscienza. Questo è il principio dell'Atma. 4 settembre 1998. Dio è l'incarnazione della luce, quindi egli non ha nulla a che fare con il bene o il male. Lui è solo un testimone, è presente in tutti come coscienza. Questo è il motivo per cui continuo a raccontare, a dirvi, di seguire il Maestro. Affrontate il diavolo, combattete fino alla fine e terminate il gioco. Chi è il tuo Maestro? Qui la tua coscienza è il tuo Maestro. Quindi segui la tua coscienza fino alla fine della tua vita. Il dottor John Islop è l'occidentale che ha avuto più esperienze accanto a Baba. Questo lo ha detto Swami. E ha raccontato la semplice tecnica che Swami gli ha insegnato per ascoltare la propria coscienza. Islop, come possiamo distinguere la nostra coscienza dalla nostra mente scimmia? Baba: pratica, vedi, finora non si consulta la vostra coscienza. Quello che dovreste fare è stare seduti in silenzio. Ora Swami vi dà un esempio. Dice che se avete una domanda a cui non sapete veramente la risposta e leggete gli insegnamenti di Swami e ancora non conoscete la risposta, allora potete chiederglielo direttamente in questo modo. Sedetevi tranquillamente per circa 20 minuti e pensate solo a Swami come se fosse lì nel vostro cuore. È lì nel vostro cuore, è la vostra realtà. Pensate a lui, vedete la sua forma, vedete il suo volto, ricordate i suoi insegnamenti. Ogni volta che la mente inizia a vagare, riportatela immediatamente a pensare a Swami in un modo o nell'altro. Quindi, dopo 20 minuti di questa piena concentrazione su Swami,
potete porre la domanda e in breve tempo la vostra mente sarà chiara e saprete qual è la risposta alla domanda che avete posto. Swami ci ha detto che la divinità è dentro di noi e tutto ciò che dobbiamo fare è di smettere di guardare fuori da noi stessi e trasformare la nostra visione interiore per sperimentare la nostra divinità. Quando le persone adorano Durga, Lakshmi e Sarasvati esteriormente con le immagini o le icone, stanno dando forme fisiche alle sottili potenze che sono dentro di loro. La sfortunata situazione dell'uomo d'oggi è che non riconosce i poteri in lui e sviluppa il rispetto per loro. Le persone vanno dietro all'esteriorità perché sono attratte dalle forme fisiche. La relazione tra il materiale e il sottile deve essere compresa. Il rimedio per la vita dell'uomo è contenuto in se stesso, ma l'uomo continua a cercare rimedi esteriormente. Ecco un'illustrazione di cosa succede nel mondo. Un hotel e un negozio sono adiacenti l'uno all'altro. Quando un negozio di farmacia e un hotel sono adiacenti l'uno all'altro, quando l'albergatore ha un mal di testa, va nella farmacia vicina per prendere una pillola per curare il suo dolore. Mentre quando al farmacista viene il mal di testa, va nel negozio dell'hotel per prendere una tazza di caffè come cura invece di prendere le pillole che vende. Allo stesso modo, le persone oggi tendono a ignorare la divinità in loro stesse, ma bramano e corrono dietro a molti oggetti esterni. Non c'è bisogno di andare alla ricerca del divino. Gli uomini devono sviluppare una salda fede nella divinità che è in loro. Tutto ciò che serve è trasformare la visione interiore per sperimentare il divino interiore. Una prospettiva diversa sull'amore. Madhusudana Naidu ha parlato per la prima volta di amore nel suo terzo discorso. Nel marzo 2014 a Kodaikanal ha detto che gli studenti dovrebbero sviluppare amore puro perché darà loro molto potere e ha illustrato questo parlando di come l'amore di Sai Baba attraeva presidenti e primi ministri. L'amore è estremamente potente e anche questo, l'amore disinteressato, è la cosa più potente sulla Terra. Esso può raggiungere qualsiasi cosa, come un magnete che attira tutto a se stesso. Swami aveva ministri, alcuni primi ministri e presidenti, guardie ordinarie, guardie di sicurezza e gente povera del villaggio. Cosa avrebbe potuto dare Swami? Swami non aveva nulla con sé, se non puro amore. Ha trattato tutti solo con amore puro ed è per questo che nessuno poteva lasciarlo andar via. Venivano a puttaparti e quando dovevano andarsene piangevano tutti perché non volevano lasciare puttaparti nonostante tutte le difficoltà. Questa è una cosa che dovrebbero sviluppare tutti i bambini. Se sviluppate quell'amore, esso vi darà molto potere. La gente pensa che il denaro sia potere, che la posizione sia potere, che l'autorità sia potere. Vero, Tigret? E Tigret rispose: assolutamente no, non lo è, non lo è. Il vero potere è solo l'amore e il puro amore. Madhusudana Naidu, Kodaikanal,
16 maggio 2014. Fu solo dopo aver detto che l'amore avrebbe garantito il potere che Madhusudan Naidu rivide il suo messaggio e sostenne che non c'era nulla di simile all'amore egoistico e iniziò ad usare alcune delle affermazioni di Satya Sai Baba, come l'amore è altruismo. Invece Satya Sai Baba ha dimostrato una comprensione coerente e completa dell'amore e ha parlato di diversi tipi di amore, dicendo: l'amore è di tre tipi. Il primo è basato sull'egoismo grossolano, che lega l'ego mente a una sensazione di possesso. Un tale individuo non si preoccupa delle sofferenze degli altri. Per lui tutto ciò che conta sono le sue proprietà e la sua ricchezza. Questo tipo di amore non renderà nessuno veramente felice e nessuno svilupperà alcun affetto per tale persona. Egli a sua volta non si preoccuperà del suo rispetto, ma penserà solo a soddisfare i suoi desideri di base. Il secondo tipo di amore consiste nel fingere di amare persone che sono ricche, fisicamente forti e in posizioni di potere, al fine di trarne beneficio. Un gran numero di persone esibisce solo questo tipo di amore. Lo status e la ricchezza non sono permanenti. Quindi questo tipo di amore non è anche quello giusto, in quanto si basa sull'interesse personale di trarre benefici dagli altri. Il più alto tipo di amore è privo di ogni egoismo e di qualsiasi pretesa di amore per le persone con autorità e ricchezza. Questo tipo di amore si basa sulla consapevolezza che l'Atma eterno e universale pervade tutti e tutto. Se una persona sviluppa un'eguaglianza simile, considerando il mondo intero come se fosse una persona sola, coltiverà il più alto tipo di amore. 4 giugno 1973. Satya Sai Baba ha detto che la ragione per cui dobbiamo sviluppare l'amore è di condurci all'amore altruista, all'amore disinteressato, che è la nostra realtà. Coloro che hanno riconosciuto il mio amore e sperimentato quell'amore possono affermare di avere intravisto la mia realtà, poiché la via dell'amore è la via regale che conduce l'umanità verso di me. Io sono l'incarnazione dell'amore. L'amore è il mio strumento. 19 giugno 1974. Swami ha detto che l'avatar viene per unire tutta l'umanità. In quanto tale, il compito più importante dell'organizzazione internazionale Satya Sai è di mantenere l'unità. Nell'organizzazione Satya Sai, tenendo presente ciò, dovremmo mantenere l'unità e aiutare il mondo. Altre organizzazioni potrebbero non conoscere il significato interiore di questo, ma nella nostra organizzazione dovremmo conoscere il significato interiore e dovremmo praticarlo, altrimenti non è di alcuna utilità. Dovreste quindi essere fedeli e essere un ideale per gli altri. 30 gennaio 1985. Le differenze non dovrebbero dividerci. I membri dell'organizzazione SAI dovrebbero promuovere tale unità, che non ci siano conflitti. Vivete come bambini della stessa famiglia. Ottenete un buon nome in modo che non ci siano altre organizzazioni paragonabili all'organizzazione SAI nel mondo. Sviluppate amore e lavorate insieme. 20 novembre 1998. Le unità dell'organizzazione SAI devono esemplificare e promuovere questa unità nella diversità insegnata dal Sanatana Dharma. Lo scopo stesso con cui è stata costituita l'organizzazione è di sottolineare questa unità.
In questo incontro sono presenti persone provenienti da molti paesi che parlano molte lingue, appartenenti a molte razze. Sono tutti uniti nell'amore per Sai e innamorati di Sai, nonostante le differenze di nazionalità, razza, credo, colore e abbigliamento. Questo è il mio vero compito. Questo è il compimento delle aspirazioni degli antichi veggenti e saggi di questa terra. Sviluppate questa unità forte, tenetela sempre davanti a voi come ideale, questa unità innamorata dell'amore. 19 novembre 1980. Nello svolgimento dei compiti sacri al servizio del divino, la preghiera vedica ha indicato lo spirito con cui dovrebbero essere fatti. Viviamo in amicizia, muoviamoci insieme, in armonia e comprensione. Viviamo insieme, promuoviamo l'unità e l'amicizia. Se solo abbiamo questa unità, quanta gioia possiamo provare! L'unità è forza. Per sviluppare unità dovete avere la coscienza dell'unità spirituale. 24 novembre 1990. L'unico oggetto di Satya Sai Seva Samitis è lo stesso respiro su cui prosperano. È la coscienza dell'unità, di tutto come uno. Ma la politica della proliferazione attacca anche i Samiti e 10 uomini si sviluppano in 11 istituzioni. Come in politica, anche qui fazione, competizione, clamore per il potere e l'autorità, l'avidità per l'ufficio alzano la testa. Le persone non sono in grado di resistere all'infezione dell'atmosfera delle elezioni e dei partiti. Tali tattiche e tendenze non si accordano con le associazioni di aspiranti verso lo scopo dell'unità spirituale. 1 ottobre 1968. Nelle organizzazioni SAI il requisito principale è l'unità e la fiducia reciproca. Solo con l'unità potete promuovere il benessere del mondo. Se c'è una discordia all'interno dell'organizzazione, come potete servire gli altri? Siate tolleranti. Attraversate tutto con amore, eliminate i vostri tratti negativi. Fate che la tolleranza sia il vostro ornamento. 7 ottobre 1993. In risposta alle affermazioni di Madhusudan Naidu, l'organizzazione Satya Sai ha mantenuto la posizione coerente di Satya Sai Baba, che non ha bisogno di comunicare attraverso alcun tipo di intermediario. L'organizzazione Satya Sai ha anche costantemente invitato tutti i devoti a mantenere l'unità secondo la direzione divina di Swami. Madhusudan ci stiamo chiedendo, chiede l'unità come ha fatto Swami? Le sue risposte alla posizione dell'organizzazione Satya Sai promuovono l'unità tra i devoti di Sai? Alla domanda sul fatto che l'organizzazione continua a ricordare alle persone che Swami non usa medium, ecco cosa ha risposto Madhusudan Naidu. Per lungo tempo l'illusione è stata lì, che dovevate andare a Putta Party per vedere Swami. Quella verità era la verità più bassa. La verità è che non dovete andare da nessuna parte. Madhusudan Naidu, Italia, 17 aprile 2015. Domanda. Con umiltà
chiedo a Swami, nel corpo sottile, che cosa dobbiamo rispondere a queste persone che dicono continuamente che Baba ha affermato, mentre era nel corpo, che non aveva alcun intermediario. Risposta di Madhusudan. Swami è apparso a molte persone in tutto il mondo. Ci sono molti qui che non hanno nemmeno visitato Puttaparthi, ma hanno visto, incontrato o sentito persone a cui Swami è apparso o ha dato messaggi, oppure sono stati guidati a fare ciò di cui avevano bisogno. Swami ha sempre avuto i suoi strumenti e le sue proprie vie. Anche ora è la stessa cosa. Coloro che vedono la diversità è perché hanno paura. È la paura di condividere ciò che hai con gli altri, che ti fa dire che gli altri sono diversi da te, così che non devi dare via quello che hai già. Cristo non appartiene alla Chiesa, è la Chiesa che appartiene a Cristo. Se la Chiesa ti aiuta a raggiungere Cristo, allora con tutti i mezzi sii nella Chiesa. Ma se la Chiesa non ti sta permettendo di raggiungere il vero sé che è Cristo, allora dovresti avere il coraggio di camminare da solo e trovare la tua strada. Non ha senso amare uno Swami che abitava a Puttaparthi, andando e facendo un servizio instancabile a Puttaparthi e non essendo in grado di servire le persone al di fuori di Puttaparthi. I soldati, prima di essere mandati in battaglia, vengono addestrati nelle loro città. Puttaparthi era un campo di allenamento per tutti voi, in cui Swami vi ha insegnato a combattere la vostra stessa negatività con le armi dell'amore e del servizio e a cercare Swami, non fuori ma dentro ognuno di voi. Dato che era un campo di pratica, voi eravate protetti ed era facile, ma oggi siete nel mondo reale. Madhusudan Naidu, Italia, 18 aprile 2015. I devoti non sono quelli che lavorano per un'organizzazione o un centro. Uno che segue il mio insegnamento è mio devoto. Madhusudan Naidu, Italia, 17 aprile 2015. Domanda. Ci sono alcune persone che sentono che le loro credenze sono superiori alle credenze degli altri. Com'è possibile convincere queste persone che tutte le credenze sono uguali? Risposta. La verità e la vera conoscenza stanno vedendo l'unicità di tutti. Nell'unicità, come può qualcuno essere più grande e qualcuno meno? Tutti sono uguali, quindi non dovreste ascoltare queste persone. Perché seguite ciò che viene ascoltato e ciò che viene detto? Scopritelo da soli. Solo chi ha sperimentato Dio diventerà Dio, senza aver vissuto. Senza aver vissuto, nessuno può definire Dio. Madhusudan Naidu, Italia, 17 aprile 2015. Domanda. Sono molto preoccupato per tutte le separazioni e le divisioni nella famiglia Satya Sai in tutto il mondo. In Italia ci sono molti devoti Sai, molte belle persone che ti amano e sono pronti a dare la vita per te. Sfortunatamente non siamo in grado di lavorare insieme. Risposta. In verità, questa è solo la battaglia fra la mente e il cuore. Ogni singola battaglia combattuta nel mondo è in realtà una battaglia fra la mente e il cuore. La mente, anche se conosce la verità, pensa a ciò che gli altri penserebbero e ascolta gli altri piuttosto che se stessi. Tuttavia il cuore conosce la verità e anche se gli altri dicono il contrario, voi dovete credere in voi stessi e seguire il vostro cuore. Coloro che seguono il cuore verranno tutti insieme. Madhusudan Naidu, Italia, 18 aprile 2015. Domanda. Swami, come dobbiamo comportarci nei centri Sai che hai creato? Come sai, ci sono alcune difficoltà in questo momento. Come dovremmo comportarci? Tutte le organizzazioni, tutte le istituzioni, tutti i centri hanno un solo scopo: portarvi più vicino al vostro vero sé, che sono io. Se vi stanno aiutando a farlo, allora sicuramente potete comportarvi in quel modo.
Se tutti questi messi insieme non vi permettono di avvicinarvi al vostro cuore, ma solo di riempire il cuore di logica e sospetto, allora è meglio che camminate da soli e camminate sulla retta via. Madhusudan Naidu, Italia, 18 aprile 2015. Madhusudan sta dicendo attivamente ai devoti di Sai di lasciare l'organizzazione Satya Sai se l'organizzazione Satya Sai non permetterà loro di seguirlo. Sta cercando di convincerli che seguendo ciò che Swami ha detto sui medium mentre era vivo, sta riempiendo i loro cuori di logica e sospetto. L'organizzazione Satya Sai non approva le affermazioni di Madhusudan, non perché abbiamo paura di condividere Swami, non perché stiamo seguendo le nostre teste invece dei nostri cuori, ma perché stiamo seguendo le stesse parole e l'esempio di Swami, che era quello di ricordare alla gente che hanno una connessione diretta da cuore a cuore con Swami. Se Swami vuole dire loro qualcosa, lo dirà direttamente. E quindi, come Swami ha ripetutamente affermato, non c'è bisogno che Madhusudan Naidu o qualsiasi altra persona facciano da intermediario tra Swami e qualsiasi altro devoto. Ricordate che Swami ha detto: acquisite amore attraverso l'amore. Solo attraverso l'amore si può sperimentare l'unità nella diversità. Questo tipo di unità, attraverso l'amore, può essere vista solo in Prashanti Nilayam e da nessun'altra parte. 24 novembre 1990. Nelle organizzazioni Sai, il requisito principale è l'unità e la fiducia reciproca. Solo con l'unità potete promuovere il benessere del mondo. Se c'è una discordia all'interno dell'organizzazione, come potete servire gli altri? Fate che la tolleranza sia il vostro ornamento. Attraverso l'amore eliminate i vostri tratti negativi. 7 ottobre 1993. Non lasciate mai l'organizzazione. Consideratela come il respiro della vostra vita. Questo è il vostro sacrificio, questa è la vera penitenza. Avendo questa risolutezza, diventate leader esemplari. Questo è il mio unico desiderio. L'amore di Swami vi accompagnerà ovunque. 24 novembre 1990. Sadhana.